Un cordiale buon pomeriggio a tutti gli sportivi di FCTV. Vi parliamo dal ritiro del Crotone in quel di Nocera, dove appunto i rossoblù stanno ultimando la preparazione in vista della partita impegnativa di Castellammare di Stabia, prevista per domenica alle ore 15 al Romeo Menti. La giornata del Crotone è iniziata molto presto, la partenza dallo stadio Tsiuscida alle ore 8, l'arrivo intorno alle ore 13, il pranzo, un riposino e poi l'allenamento sul terreno sintetico. Mister Moriere ha fatto effettuare ai suoi un allenamento abbastanza leggero, da prima un po' di corsetta, poi il torello, sempre molto atteso e anche molto simpatico da parte dei giocatori rossoblù, poi un po' di calcio tennis e un po' di tecnico-tattica appunto in vista della partita con la Juve Stabia. Domani seduta mattutina di rifinitura consueta che servirà al tecnico Lecce per sciogliere gli ultimi dubbi, anche se come ormai sana e buona consuetudine. Per quanto riguarda la formazione, bisognerà attendere nell'immediata vigilia del match. 19 i rossoblù convocati da Mister Moriero, compresi i due ragazzi della Berretti, il lungherese Oroz, attaccante, e il giovane centrocampista Parisi. A casa sono rimasti Figliomeni e Vicedomini, gli infortunati dell'ultima ora, che fanno compagnia purtroppo a Paponetti, che sconterà l'ultimo turno di squalifica, e Cafiero, che ancora sta lavorando a parte. Da Nocera Superiore è tutto, a risentirci alle prossime edizioni.